Numerosi gli investimenti realizzati in agricoltura su tutto il territorio della Campania, numerose le aree protette istituite oltre alle due nazionali, a tracciare un bilancio di parchi mostra, una manifestazione che si è appena chiusa alla mostra d'Oltremare di Napoli, il governatore della Campania, Antonio Bassolino. Sì, è la settima edizione, ci aiuta a vedere i molti passi in avanti fatti anche sul terreno della cultura. Si vedono da vicino anche i risultati di ingenti investimenti che in questo campo abbiamo fatto in questi anni. Più di 300 milioni di euro abbiamo investito negli anni scorsi e l'effetto è di tutti evidente. Sentieri attrezzati, punti di ristoro, del territorio valorizzato, il rapporto con tante imprese, specie con tante piccole e piccolissime imprese, l'accoglienza. E ora vogliamo continuare ad investire anche nei prossimi anni. Abbiamo due grandi parchi nazionali, il Parco del Vesuvio e il Parco del Cilento. In questi anni abbiamo istituito 9 parchi regionali, 4 riserve naturali, e dunque davvero c'è una base consistente di valorizzazione del territorio e dell'ambiente. Quello che mi colpisce poi è il rapporto molto stretto che si è riusciti a creare tra ambienti, parchi, riserve e il mondo della scuola, e il mondo dei ragazzi, degli studenti e degli insegnanti. E questo matrimonio tra scuola e territorio e ambiente che davvero è molto importante anche dal punto di vista dell'educazione a vivere meglio, a rispettare ciò che ci circonda, a capire che valorizzare l'ambiente significa non soltanto mantenere e conservare, ma significa valorizzare una leva dello sviluppo, che si può creare anche lavoro e tanto lavoro proprio valorizzando l'ambiente e inventandosi tanti e tanti mestieri.